È stato presentato al PAF il grande concerto spettacolo di Lemuri il Visionario, che si terrà presso l'Arena Cimolai di Piazza 20 Settembre a Pordenone venerdì 24 giugno alle ore 21, con ingresso gratuito. Quella di Pordenone sarà un'estate ricchissima di tante cose, ma la musica occuperà un posto centrale, perché Pordenone ha un rapporto straordinario con la musica. Si può dire con un'immagine che si andrà da Johnny Depp ai gruppi emergenti pordenonesi, perché è una serata dedicata anche a loro. Una parte importante la occupano gli artisti di quello che è stato il Great Complotto, questo grande movimento musicale ma anche d'avanguardia artistico. C'è stato già Maria Cusani con i Sic Tamburo, ci saranno i Tra Leghi Ragazzi Morti e ci sarà Lemuri, tra l'altro gratuito in piazza 20 Settembre. Il pordenonese Vittorio Centrone, in arte Lemuri, dopo i vari successi nazionali, torna alle sue radici artistiche attraverso uno spettacolo suggestivo ed emozionante. Io sono un cantautore visionario e il mio percorso è partito proprio da qui. Le origini del Great Complotto, che è stata questa magia pordenonese in cui eravamo tutti coinvolti da adolescenti, che ci ha insegnato a sognare, a creare un mondo parallelo, e in questo mondo parallelo io sono affogato per molto tempo, e da qui che traggo l'ispirazione. Lemuri è un soprannome che mi venne dato proprio dal Great Complotto, in realtà, in una meravigliosa intervista radio agli albori della mia carriera, in cui un mio grande amico, nonché musicista, che si chiama Pierandrea Parigi, vide in me, che all'epoca era un po' alto, dinocolato e portavo degli occhiali abbastanza spessi, qualche minima somiglianza con delle proscimmie che vivono nel Madagascar, che si chiamano lemuri. Il concerto non sarà uno spettacolo teatrale, ma sarà un concerto teatralizzato. Sono felicissimo di portarlo qui a Pordenone. Ci saranno degli ospiti, e il cui il più importante sarà proprio Giulio De Vita, che durante il momento centrale del concerto disegnerà dal vivo, mentre io canterò proprio la parte, diciamo, di racconto di come è nato Lemuri il Visionario. Io in particolare sono emozionatissimo, perché è una collaborazione che noi abbiamo fatto da diversi anni, e anch'io nel mio piccolo ho contribuito alla nascita di questo personaggio straordinario. E quindi anche il 24 avrò una piccola parte in questo evento, dove anche il fumetto, insomma, farà capolino.